Questo per me è chiaramente un ruolo inconsueto. Sul palco io ci vado a fare i concerti, a fare il matto a volte, altre volte no. Quando sono da solo, la più parte delle volte faccio cose in una dimensione estremamente intima, delicata, non per questo meno intensa. Però credo di poter dire che ho accettato con un misto di ovvio entusiasmo, ma anche di paura e di circospezione. Ho detto: ma sarò in grado di fare questa cosa? Perché ho accettato con entusiasmo? Perché la faccenda della morte mi intriga, mi incuriosisce, penso che sia abbastanza importante non procrastinare l'appuntamento con la morte, non nel senso di andargli incontro per far sì che ci prenda, ma per imparare a conoscerla. Nella nostra cultura occidentale mi sembra di poter dire che la rimuoviamo sempre, la dimentichiamo volutamente, facciamo finta che non esista, ma ahimè, arriva a un certo punto. Quindi mi sembra un po' più furbo trovare una strategia per gestirla. E io ho pensato che mi sto già un po' introducendo a voi, però ho scritto una cosa che vorrei leggervi che ha a che fare con il tema per cui siamo qua. Quindi ancora aspettiamo ancora un attimo alla faccenda del rock e della morte e voglio soltanto puntualizzare come mi pongo io nei riguardi della morte. Sei, sette minuti dovrebbe risolversi tutto. Desidero presentarmi a voi provando a mettere una cosa in chiaro. Detesto la morte. Ne ho estremamente paura e la considero una ingiustizia gravissima. Impossibilitato a rassegnarmi a essa come inevitabilmente conviene e serve fare, non potendo scegliere altrimenti. Non ho idea se questo proposito di farvi questa confessione a bruciapelo sia mosso da una specie di vanità, sotto sotto potrebbe anche essere, di certo potrebbe risultare provocatorio, ma in tutta onestà non mi sono mai sentito un provocatore, sono solo uno che non ha mai avuto paura di dire cose scomode o cose che non convengono, sia nelle interviste che nei testi delle mie canzoni. E credo che parlare in questi termini della morte ha ben poco appeal in bocca a una rockstar. Questo mio giudizio sulla morte conduce dritto dritto a un giudizio complementare, che è quello sulla vita. E anche qui sarò scomodo, ingombrante, sconveniente, potrò addirittura risultare ingrato, considerando il pensiero largamente dominante in proposito. Ebbene, visto che la morte è per me questa triste e ingiusta evenienza a cui nessuno può sottrarsi, sempre più spesso mi è risultato inevitabile pormi la seguente domanda: non è forse meglio non nascere? E la risposta, dal mio punto di vista, è sì, forse potrebbe essere meglio non nascere. Certo, non nascendo ci si priva di tutte le cose belle che la vita può dare e offrire, ma la vita non è solo stupore, meraviglia, gioia, spensieratezza, accoglimento del bello, conseguente nutrimento. La vita è anche dolore, e tanto. E in verità il dolore morale e fisico lo sperimentiamo costantemente da quando nasciamo a quando moriamo. In tutta onestà, a ben vedere, se dovessi provare un giorno a sistematizzare il mio pensiero a riguardo di tutto ciò, credo che mi varrebbe da arrivare a sostenere, forse addirittura tentare di dimostrare che tutte queste cose positive che si è soliti dire nei confronti della vita, cioè che è meravigliosa, che è un dono, che è bellissima, potrebbero non essere altro che palliativi per dare un senso a ciò che il nostro raziocinio non riesce a dare, se non rifugiandosi nella fede o nella spiritualità laica o religiosa che sia, o semplicemente avendo la fortuna di nascere con un temperamento indiscutibilmente ottimista.
Penso, ahimè, che anche la fede sia un palliativo. De André, se la mia memoria non mi inganna, parlò della religione come di una magnifica favola sistematizzata. Quando lessi di questa sua convinzione mi ci ritrovai, inevitabilmente, perché l'ho sempre pensato anch'io. E lo pensavo da ben prima di aver letto questa sua affermazione. Penso, in aggiunta a ciò, che sia la favola più incredibile che l'uomo abbia mai raccontato e ordinato in libri. La più completa, la più fantasiosa, la più strutturata. La necessità dell'uomo di raccontare storie e favole, d'altronde, è una caratteristica ineludibile che ci appartiene da quando abbiamo cominciato a coltivare la coscienza, trasformandola in intelligenza con l'uso del linguaggio. Per inciso, coscienza e linguaggio sono ciò che ci contraddistinguono dagli animali. E dunque, perché non riconduce alla creatività dell'uomo per pensare di dare una interpretazione plausibile alla religione sistematizzata? E ovviamente al suo fondamento, che è la fede. Ma se sulla religione potrei trovare molte persone d'accordo con me, con la fede e per derivazione la spiritualità, il terreno si fa più minato e sto bene attento a non urtare nessuno o tantomeno infastidirlo rischiando di passare per un supponente. Come ho già detto in precedenza, sto svelando pareri eminentemente personali. Ci sono altresì tante persone che su fede e religione hanno lo stesso pensiero da me sintetizzato brutalmente, e mentre scrivo mi viene in mente il mio concittadino Odi Freddi, uomo di scienza che ama dichiararsi ateo. Io in realtà per me stesso preferisco dire che sono agnostico, perché nonostante tutto sono disponibile a concedere il beneficio del dubbio, in fondo non costa nulla, e questa concessione è l'unico atto di ribellione alla mia oppressiva razionalità. E spero tanto, detto en passant, che un'altra concessione al beneficio del dubbio mi arrivi sul limitare della mia esistenza, permettendomi di trovare il coraggio e la spudoratezza di chiedere a Dio perdono per tutto il mio scetticismo precedente. Sono quelle persone di cui dicevo prima, persone che si dichiarano felicemente ottimiste e dunque che sentono realmente che la vita è bellissima e meravigliosa. Probabilmente è un dono questo ottimismo lampante, una fortuna, ma se davvero un giorno io dovessi sistematizzare il mio pensiero su tutto ciò, temo che forse tenterei di mettere in dubbio anche questa cosa così apparentemente sensata. Lo so, la vita è bellissima e meravigliosa. Se voi sapeste quanti momenti meravigliosi ho vissuto, li so riconoscere tutti, li so amare e apprezzare, sono in grado di dirmi grato per tutto ciò e saprei farne un libro. Ma resta che la vita è innanzitutto una condanna a morte, perché nel momento in cui nasciamo sappiamo di dover morire. È un fatto inconfutabile. E siccome ho paura della morte, questa impossibilità di sottrarmici mi costringe a coltivare un sentimento rabbioso nei confronti del doverla subire, giacché sono nato, senza che peraltro qualcuno mi abbia mai chiesto il permesso di farmi venire al mondo. Vi prego di comprendere questo sentimento. In genere, quando faccio questa affermazione, stupisco la più parte dei miei interlocutori che mediamente controbattono con quasi fermezza, dicendomi di non temerla per nulla. In genere aggiungono, per precisazione, che la morte la detestano solo perché ci toglie le persone più care. Qui si parla di assenza, infatti. E costringendoci a rassegnarci a non vederle più. La morte è più che altro atroce per chi resta, dicono, non per chi la subisce. E io li guardo con manifesta invidia, ma posso dire sottovoce, con molta amichevole ironia, che mi piacerebbe vederli in punto di morte per testare se, quanto sempre da loro sostenuto, lo riescano a vivere pienamente e coerentemente anche nel punto ineluttabile e fatale. Chiudo con una frase aforistica di Émile Cioran, filosofo pessimista per eccellenza, secondo la volgata comune, una frase presa da Wikipedia. Avevo in mente di raccoglierne tante, visto che sono tante le sue affermazioni, spesso iperboliche, apparentemente paradossali, che mi ispirano, lo ammetto, un sacco di simpatia, con il loro humor nero sotteso. Ma ne leggo una soltanto, fulminante, per arrivare al dunque e cominciare a parlare di rock e morte. Eccola la frase. Quei figli che non ho voluto sapessero la felicità che mi devono. Questa era la mia puntualizzazione sulla morte.
Mi viene da... Stamattina è uscito una l'intervista che ho fatto per la stampa 2 o 3 giorni fa. Il titolo di questa intervista dice: il rock non ha paura della morte. Io non sono così sicuro che il rock non abbia paura della morte. È ok che, come ho detto prima, ha poco appeal dichiararsi paurosi nei riguardi della morte. Da un rocker ci si aspetta che sia spavaldo nei riguardi della morte. Una delle immagini più ricorrenti e iconografiche dei rocchettari è quella di una condotta di vita spesso viziosa, lussuriosa, dedita ai vizi, alle droghe e quant'altro, e quindi sembrerebbe essere sprezzante, no, il discorso in merito alla morte. Però è anche vero che la più parte di queste condizioni dei musicisti ha molto a che fare con la loro giovinezza. È un fatto, è molto semplice essere quando siamo giovani spavaldi, ancora di più se lo si è facendo un mestiere curioso come quello dei rocchettari, diciamo. Ma non mi pare ci siano dei rocchettari che sono progrediti nella vita, che hanno avuto la fortuna di attraversarla, alcuni in maniera anche proprio da sopravvissuti, che non arrivino a temerla. È molto umano temerla. Quindi il titolo di quell'articolo tenta di perpetuare una sorta di cliché che però non mi sembra particolarmente veritiero. Come ho cercato di dirvi quel poco che proverò a dirvi sulla morte e sul rock. Allora, io ho pensato di provare a analizzare in maniera molto agile 6 canzoni fatte da 6 musicisti che amo particolarmente. Sono tutti stranieri, questo è forse un mio limite. Voglio anche sottolineare che mi è capitato di scoprire che Appino ha scritto una canzone che si chiama Il Testamento. Mi sembra magnifica, parla della morte in un modo estremamente incalzante, è una dedica fatta a Mario Monicelli che si suicidò, però i temi toccati vengono toccati con una incisività e una potenza non ordinaria, non banale, non conveniente, diciamo, e quindi è molto potente questa canzone. Però non ho avuto il tempo di prepararla, questo lo dico perché le canzoni che io proverò a illustrarvi, e voi avete tutti i testi e le traduzioni, sono canzoni che vi suonerò, quindi io parlerò un po' di ogni canzone e ve la suonerò. Per me sono new, nel senso non l'ho mai suonata prima tranne 2, ve lo confesserò quali sono, e le altre sono qualcosa che in questi giorni a casa ho cercato di, come si usa dire, tirar giù. Fra l'altro, questo però lo dico così in maniera di passaggio, sono tormentato da una costipazione balorda e quindi spero che quando canterò la voce non faccia troppi scricchioli, però è anche vero che conto sull'adrenalina e su questo, la Red Bull. Ho già bevuta una e anche bevuto un caffè. Allora, ho diviso queste, le canzoni sono 6, attenzione, adesso vedremo anche quanto tempo, perché poi io suono, mi diverto anche e il tempo passa. Ho scoperto di avere scritto ben 6 canzoni che girano intorno al tema della morte. E fra i musicisti che ho scelto non mi pare che ci sia tutta questa propensione, direi a parte uno che però ne ha fatto anche un oggetto di narrazione non esattamente di riflessione, diciamo, ma come se fosse una specie di oggetto di genere, ok? Ve lo dirò anche dopo questo. Queste 6 canzoni le ho divise in 2 gruppi, in 3 gruppi. Quindi ciascun gruppo contiene 2 canzoni. Per me ci sono le canzoni scritte per degli amici, che evidentemente non ci sono più, siamo molto in linea con l'oggetto di questo nostro ritrovo all'interno del Festival della Spiritualità. Canzoni che invece considero ironiche, e credo anche di prendere un piccolo abbaglio forse nei riguardi di una, vi spiegherò il perché,
e sono anche queste due, e poi due canzoni che invece hanno esattamente a che fare con il confronto con la morte, cioè chi le scrive sta per morire. E quindi ci siamo spostati da un qualcosa di esterno, transitiamo per qualcosa che coinvolge le persone e poi arriviamo a qualcosa di direttamente coinvolto. Le canzoni le avete viste, sono in ordine esattamente. Quindi, le due canzoni scritte per gli amici, poi finisco dicendovi che appunto io ho scoperto di aver fatto 6 canzoni, cioè 5 più una, diciamo, intorno alla morte, e hanno tutte mediamente un tono più tragico che ironico, forse proprio in connessione a quello che vi ho appena svelato, ok? E cercherò di suonarvele anche, non tutte e 6, perché una in realtà ho scoperto ieri, ho detto, cazzo, ma anche questa è una canzone sulla morte, però ormai ero in ritardo, non l'ho mai suonata da solo. Ci sono 3 canzoni almeno che non ho mai suonato da solo in versione acustica, perché sono canzoni estremamente elettriche, estremamente rabbiose, scritte dai Marlene, una nel 1996, una all'inizio del nuovo secolo, quindi nel 2000, però mi sono anche molto divertito a fare, per così dire, una sorta di trasposizione. Le canzoni scritte per gli amici, io inizio con Neil Young. Neil Young è un mio mito, io amo Neil Young, è il primo musicista rock di cui mi sono invaghito perdutamente per la vita. Sono fan soprattutto di 3, beh, si può essere fan di tantissimi, però i miei 3 principali riferimenti sono Neil Young, Nick Cave, di cui suonerò anche una cosa, e un gruppo che si chiama Sonic Youth. Di musica noise rock, per così dire. Li amo in una maniera senza se e senza ma. So anche riconoscere le canzoni che dal mio punto di vista sono leggermente inferiori, ma non andrei mai nel loro sito a scrivergliela una cosa del genere, come di questi tempi si usa fare, no? Cioè, mi sembra talmente stupido andare nel sito nei social di un gruppo e dire fai cagare, quella canzone li fa cagare. Ma che cazzo vuoi, no? Cioè, te l'ho chiesto? No. Quindi Neil Young, di cui sono grande fan, scrisse questa canzone che non è una canzone sulla morte, ma una canzone che la prevede, la considera come possibile. Si chiama The Needle and the Damage Done. È una canzone scritta, pensata e suonata dal vivo nel 1971. C'è un destinatario, Danny Whitten era il suo musicista, uno dei suoi musicisti di riferimento, era il fondatore insieme a altri dei Crazy Horse. I Crazy Horse sono la band con cui Neil Young ha suonato tantissimo nella prima parte della sua carriera, ma poi li ha ripresi tantissime volte e spesso suona con i Crazy Horse. Danny Whitten nel 1971 venne allontanato da Neil Young perché si faceva di eroina in una maniera totalmente insostenibile. Non riusciva più a tenere neanche la chitarra in braccio e non era servibile, cioè era un musicista che non suonava. Neil Young fu costretto ad allontanarlo, si dice che gli lasciò anche qualche soldo, sembra non tantissimi, per andare in un rehab a riprendersi. Lui in realtà tornò a Los Angeles e non mi ricordo quanto tempo dopo, però nel 1972 morì. La canzone è stata scritta nel 1971, è stata registrata live ed è entrata così com'è stata registrata, quindi senza sovraincisioni, senza produzioni, senza niente che la impreziosisse, nel disco, in uno dei suoi capolavori, che si chiama Harvest, uscito nel 1972. Questa canzone è una canzone che ha un suo tratto ben preciso, cioè in un contesto culturale dove le droghe erano veramente il sostegno dei musicisti rock, perché la musica suonata facendosi le canne oppure andando molto oltre, i trip, gli acidi, quant'altro, eccetera, era una sorta di must. C'era una band come i Grateful Dead, celeberrima da sempre e per sempre, perché sul palco spesso andava a suonare improvvisando lunghissimi minuti, chiaramente sotto l'influsso delle droghe. Neil Young scrive questa canzone perché il suo compagno musicista se la passa male, e questa canzone è
una presa d'atto molto coraggiosa del fatto che le droghe fanno male, ma detto nel 1971, quando intorno a lui tutti i musicisti suonavano, non tutti, una generalizzazione stupida, però era veramente un vezzo ricorrente quello di suonare da drogati, rappresenta di per sé un qualcosa di coraggioso. Neil Young è coraggioso. Neil Young non ha mai detto e fatto niente che non fosse in funzione di quello che lui pensa realmente. Spesso questa cosa anche ha reso la sua carriera più complessa di quel che potrebbe essere stato se fosse stato un paraculo. Neil Young non è un paraculo, non lo è mai stato, ed è forse uno dei motivi per cui io lo amo anche così tanto. Credo di avervi detto delle cose. Quindi la canzone in sé non parla di morte, ma la tiene in considerazione. Guarda caso, un anno dopo, il dedicatario di questa canzone muore. Anche questo ha poco appeal, suonare con gli occhiali. Però... Knocking at my cellar door. I love you, baby. Can I have some more? Oh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damage. I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. So every junk is like a sedient sun. Junk is like a setting sun. Grazie. Grazie mille. Mi sono anche segnato alcune cose sui testi, cercherò di dirle qua e là. Di questa canzone io credo che è molto rimarchevole, c'è le barrier ormai, è il passaggio finale proprio. Every junkie is like a setting sun, qualsiasi drogato è un sole che muore.
indica due cose questa situazione, sia il fatto che un tossico finisce la sua giornata, bene o male che sia, il giorno dopo ricomincerà a entrare nel suo vortice tossico cercandosi la droga del giorno successivo, quindi in questo senso come il sole muore e rinasce ogni giorno, ma è evidente che c'è anche l'implicazione che ogni drogato è come un sole che muore, ma nel senso proprio del tramonto dell'esistenza, della decadenza, quindi della fine in arrivo. Questo in particolare perché il testo, poi c'è questa curiosità: I caught you knocking at my cellar door, e qui intravedo una scena abbastanza consueta, I love you baby, can I have some more, quindi proprio un dialogo fra due tossici, fra due drogati che I love you baby, ok ti amo, però hai un possono averne ancora un po' di eroina o cos'altro. È un'immagine che si fissa in maniera ben precisa nella nostra sensibilità, ma il cellar door, che è la porta della cantina, in realtà il cellar door era un locale dove Neil Young suonò, non so se da solo, forse sì, o con i Crazy Horse, questo non me lo ricordo, e quindi per certi versi, anche se non sono in maiuscolo le iniziali delle due parole, c'è anche questa evidente connessione con un luogo dove lui suonò. D'altronde, I love you baby, can I have some more, sicuramente fa pensare a un locale dove accade questa scena ben precisa. La canzone successiva, la canzone di Lou Reed, voi le avete in ordine e quindi dovreste non avere problemi. C'è questo pezzo di Lou Reed che arriva da un disco che è tutto dedicato a una esperienza di morte. Come vi ho detto, qui siamo dalle parti delle canzoni dedicate agli amici che non ci sono più. Questo disco si chiama Magic and Loss ed è un disco in cui le figure assenti sono, non mi ricordo i nomi, comunque era un musicista paroliere che aveva collaborato tantissimo con Lou Reed, e chiaramente la sua mancanza, qui non c'è di mezzo la droga, qui c'è un cancro, la sua mancanza si fa sentire in maniera molto forte per Lou Reed, perché era un collaboratore a cui lui si era affidato parecchie volte, peraltro anche abbastanza ricercato nel contesto della musica pop rock americana, e poi anche una figura femminile che aveva fatto parte, si dice, del giro delle persone intorno al Factory di Andy Warhol. Lou Reed, ovviamente molti di voi dovrebbero sapere che molta parte della sua carriera all'inizio la deve a questa connessione con Andy Warhol, il quale peraltro propose e disegnò quella copertina chiaramente celeberrima di un disco fondamentale per la storia del rock, che si chiama Il disco della banana, sostanzialmente, e Andy Warhol fu colui che inventò la grafica di tutto ciò. Questo disco ha una sua bella peculiarità, quindi possiamo immaginare di poterlo chiamare concept, cioè un disco che si occupa di un argomento, e lo sviscera attraverso una serie di stazioni a tutti gli effetti, che sono i passaggi attraverso i quali il suo amico lentamente arriva alla morte. C'è il cancro, questo cancro arriva in aprile, ce lo dice Lou Reed nella canzone stessa, e questa canzone apre il disco. Prima c'è una parte strumentale, poi arriva questo pezzo. Ogni canzone ha un sottotitolo che è una specie di, diciamo, spiegazione a margine. Curiosamente viene chiamata Thesis, e la tesi che direi questa canzone sottende, la vado a prendere perché ovviamente me la sono segnata, la tesi. Tipicamente. La tesi è la seguente: la vita in definitiva è bella, ma non è giusta. Io sono abbastanza dell'idea che Lou Reed cerchi di farsi piacere la vita e di dire che in fondo è bellissima e meravigliosa, ma il temperamento di Lou Reed era abbastanza propenso
alla, a un'attitudine decadente, quindi da un certo punto di vista è tutto molto coerente. Il testo di questa canzone, che è What's Good, si chiede Lou Reed costantemente attraverso tutta una serie di immagini estremamente bizzarre cosa c'è di buono nella vita. Lui prende atto che il suo amico farà una brutta fine e ce lo racconterà nelle canzoni successive, perché noi andremo nell'ospedale con lui. Lui descriverà proprio il suo amico in ospedale. Tutto questo è molto poco rock. Cioè c'è proprio tutta una faccenda di intimità, di dolore condiviso, raccontato al mondo. Il suo dolore è quello del suo amico, il dolore suo per l'assenza che sta per arrivare, il dolore dell'amico che sta soffrendo. Quindi dolore morale e dolore fisico. E idealmente io ho intravisto ciascuna delle due strofe, che sono anche un po' la canzone sono tre accordi dall'inizio alla fine. È tipico di Lou Reed fare canzoni così scarne da un punto di vista compositivo. Re, mi minore, sol, re, mi minore, sol. Il re è l'accordo per antonomasia di Lou Reed. Mi sembra di avere potuto rintracciare, così come da un punto di vista formale ci sono due strofe, c'è uno strumentale che io non potrò rendere con la chitarra acustica, perché ci sono degli altri strumenti che impreziosiscono questa successione di accordi per sé, volendo anche monotona. No, non è monotona ovviamente, ma ha bisogno di essere alimentata dagli arrangiamenti e da quant'altro. Ogni blocco di due strofe è come se avesse un obiettivo artistico ben preciso. Le prime due strofe sono a tutti gli effetti, per quel che mi riguarda, lo sconcerto per l'assenza. Ci sono delle visioni paradossali, delle visioni quasi surreali, volutamente. Lui prende atto che sta per andare verso una vita dove il suo amico non ci sarà più e paragona la vita in assenza di lui, lo potete leggere, come una bibita alla maionese, come uno spazio senza luogo. Peraltro questa immagine la trovo magnifica, come un gelato con il bacon. È surreale, sono visioni surreali, sono visioni estreme, sono visioni bizzarre, per cercare di descrivere in qualche modo, che non sia esattamente e unicamente lamentoso, la dimensione dell'assenza. La vita è come un... qui c'è un'immagine, volendo, forse complessa, forse no, la vita è come un continuo divenire. Io ho una traduzione che mi sono scritto, io non so se voi ce l'avete uguale. La vita è soprattutto però avere a che fare sempre con il dolore, sottolineatura che è molto simile a quello che vi ho detto io nella presentazione. E peraltro la vita è come una morte senza vivere, senza di te. Questa cosa peraltro della vita che è una morte senza vivere è una specie, secondo me, di estremizzazione di un concetto che siamo abituati a sapere noi che ci interessiamo alla morte, cioè la vita fa parte della morte, giusto? Ce lo diciamo costantemente, ce lo dicono, lo leggiamo, anche se pensiamo che siano scisse queste due cose, però la vita è anche la morte, cioè la morte è uno degli elementi della nostra vita. Mi sembra un concetto in qualche modo espresso, estremizzato, cioè la vita è come una morte senza vivere, senza di te. Cioè c'è la vita, c'è la morte, c'è la nascita, tutto è vita, ma senza di te va via la nascita, va via la vita, rimane la morte. La vita è come una morte senza vita, vivere è come una morte. No, la vita è come una morte senza vivere in assenza di te. Questo è il primo blocco di strofe. Il secondo blocco di strofe continua con delle cose surreali. La vita è come il sanscrito letto a un pony. La vita, io ti vedo. Poi qui ci sono due immagini che lascio a ciascuno la propria interpretazione. Io personalmente non ce l'ho. Ti vedo nella mia mente strozzarti con la lingua. A che serve conoscere una tale devozione? Io non so che cosa si riferisce utilizzando il termine devozione. Se qualcuno di voi lo sa, ben venga che me lo dica. Poi, altra immagine surreale, a che serve un cane guida al cioccolato? A che pro un naso computerizzato? Questa è curiosa, no? Perché direi che Lou Reed ha scritto questa cosa nel 1992, magari ha scritto nel 91, comunque uscita nel 92, però direi che la tecnologia sta sopravanzando
questa visione di Lou Reed. Fra un po' probabilmente avremo anche il naso computerizzato con l'intelligenza artificiale e aberrazioni purtroppo simili. A che cosa è servito un cancro in aprile? Qui si sta chiedendo a quali sono le cose che servono, cosa serve, a che cosa serve un cane guida al cioccolato, a che cosa è servito un cancro in aprile? A nulla. Non è servito a niente, solo a farmi entrare nella prostrazione, solo a far arrivare te in prossimità della morte. Sono tutte domande, diciamo, vagamente nonsense ed estremizzate per poter chiedere alla fine a che cosa è servito un cancro in aprile. Evidente che è una domanda retorica e anche un po' surreale. A che cosa è servito? A niente, se non a far sì che io a un certo punto non avrò più te come amico. Questa canzone è anche abbastanza complicata da cantare. Qui c'è una mia amica che vive in Inghilterra, le chiedo scusa per la pronuncia ridicola a volte che avrò. E vi voglio anche fare notare una cosa. Noteremo in altre canzoni, quella di Nick Cave, ma soprattutto quella di Bob Dylan e quella di Leonard Cohen, una presenza ossessiva, stilisticamente magnifica, della rima. Qua la rima non c'è quasi mai. Soda, room, cream, becoming, heart, living, ok, pony, tongue, devotion, non c'è rima. È anche un po' spiazzante a volte come lui imposta i cantati ritmicamente, alla Lou Reed. Like space with a room, life's like bacon and ice cream, that's what life without you. Life's like forever becoming, but life's forever dealing in hurt. Now life's like death without living, that's what life's like without you. Sanskrit redo a pony, I see in my mind's eye strangling on your tongue. What good is knowing such devotion? I've been around, I know what make things run. What good is seeing eye chocolate? What good's a computerized nose? What good was cancer in April? Why no good, no good at all. What good worry don't kill him? What good is rain that falls up? What good a disease that will hurt you? Why no good, I guess, no good at all. What good are these fingers I'm thinking? It must be better not be thinking at all. A styrofoam lover with a motion of concrete. No, not too much, not too much at all. What's good is life without living. What good is lion that barks? You love the life others throw away nightly. It's not fair, not fair at all. What's good? Oh baby, what's good? What's good? What's good? Not much at all. Yes. Grazie. Non mi sono
posto esattamente il problema. Se suonarvi prima tutte le canzoni straniere e poi quelle invece mie, però vabbè, vado avanti con le straniere. Secondo blocco. Il secondo blocco di canzoni è quello delle canzoni che considero ironiche. Però qua c'è un abbaglio, forse. Death is not the end di Bob Dylan. Io confesso, senza nessun problema, di aver conosciuto Death is not the end di Bob Dylan tramite la versione che ne hanno fatto i Nick Cave e i Bad Seeds, la band di Nick Cave, in un disco dove la morte è eminentemente presente. È un disco, lo sappiamo tutti, di ballate assassine, Murder Ballads. Da quel disco uscirono due singoli con due cantanti estremamente famose, una in particolare era una cantante mainstream, cioè Kylie Minogue. Lui fece questo singolo e chiaramente, molto semplicemente, siccome la canzone è riuscitissima, si chiama Where the Wild Roses Grow, questa canzone lo proiettò immediatamente in un contesto mainstream. MTV di colpo cominciò a passare Nick Cave, e c'è questa cosa magnifica degli MTV Awards dove Nick Cave sarebbe stato insignito del premio dell'artista dell'anno. Nick Cave si presenta e fa questo magnifico discorso letto in cui dice sostanzialmente, respinge al mittente questa offerta dicendo: non mi avete mai cagato per tutta la mia vita, ho fatto un sacco di cose senza che voi vi accorgeste di me, faccio questa cosa con Kylie Minogue e divento l'artista dell'anno, vi ringrazio un casino, sono felice di questa cosa, ma no, grazie, non voglio questo premio. Questa cosa lui l'ha fatta chiaramente con un certo pragmatismo, sapendo molto bene che questa cosa sarebbe stata ripresa, divulgata dai social e quant'altro, e quindi per tutti i suoi fan questo è un passaggio eroico di Nick Cave, no? Allora, io conosco questa canzone Death is Not the End tramite i Bad Seeds. Questo disco delle Murder Ballads è un disco dove c'è sangue, quasi in maniera granghignolesca. Sicuramente ci può venire in mente Tarantino e certi suoi film pieni di sangue, quando esplodono le scene di violenza, no? In Murder Ballads ci sono un sacco di scene di violenza, sono canzoni anche proprio della tradizione del rock che vengono ricantate da lui, dove ci sono tutta una serie di omicidi. Mediamente ci sono più le donne che fanno una brutta fine, e questo è un periodo dove potrebbe esserci un po' di rimostranza, ma in realtà teniamo da parte queste cose. Sono canzoni che lui mutua da una tradizione, ma ci sono anche uomini che fanno una brutta fine. Il disco finisce con Death is Not the End, che è la cover di Bob Dylan. Nella mia immaginazione, anche per come lo cantano loro, e considerando che Murder Ballads non può essere preso sul serio come disco, cioè Nick Cave non va preso unicamente dal punto di vista della dannazione, come le immagini ricorrenti lo dipingono e lo pitturano per la gente. Nick Cave è dotato di un senso di humor clamorosamente brillante e anche particolarmente sottile. Se non fosse così sottile, forse non sarebbe intercettato, sarebbe intercettato di più se fosse meno sottile. È così sottile che molti non colgono questa presenza di senso di humor che è costante nella sua opera. È sempre un balance, c'è il senso di humor, ma c'è anche la rabbia, il dramma, l'impeto con cui lui interpreta le sue cose. Quindi questo balance a volte può essere equivocabile, ma non si può equivocare Murder Ballads con un disco serio. Lo è, ma è un disco molto ironico, è un'idea estremamente ironica. Allora, in una visione di questo tipo, la chiusura con questa cover, Death is Not the End, a me ha sempre fatto pensare che questo testo sia estremamente ironico, perché tutte le strofe di questa canzone sono tutte una enucleazione di casi, di sventure della nostra quotidianità, della nostra vita, e alla fine di ogni strofa, in maniera secondo me sorniona, sicuramente Nick Cave, ma secondo me anche Bob Dylan, dice: caro, tu poi, quando sei triste,
sei da, quando sei da solo, non hai amici, ricordati che la morte non è la fine. A me fa pensare, ricordati che potresti anche essere sventurato e anche solo anche dopo la morte non è la fine. È chiaramente un messaggio, fra virgolette, se vogliamo usare questa parola, che non amo molto, ambivalente. Però io poi mi sono fatto un giro in internet e non mi sono imbattuto in una sola interpretazione del testo che non sia invece di serietà. Cioè questa canzone, per tutti coloro che ne hanno parlato in internet, per quanto io sia riuscito a raggiungere chiacchiere e affermazioni e approfondimenti della canzone, vedono un afflato religioso, una spiritualità di Bob Dylan. D'altronde Bob Dylan, questa canzone che esce in un suo disco fra i più maltrattati dalla critica, si chiama Down in the Groove, esce dopo Infidels, che è il disco della fuoriuscita da questa bolla celeberrima per tutti gli amanti di Bob Dylan, dove lui si converte alla religione cristiana e fa tre dischi, anche quasi non deliranti, perché sarebbe stupido dirlo, ma veramente quasi morbosi, tanto quanto la religione è entrata in lui e lui ha bisogno di dirlo al mondo, che Dio è il Salvatore, che è Gesù Cristo, eccetera, eccetera. No? E questo disco esce dopo la parentesi della folgorazione cristiana di Bob Dylan, quindi si potrebbe immaginare che, passata quella sbornia religiosa così accentuata, non voglio offendere nessuno con la parola sbornia, lui potrebbe aver scritto una canzone ironica nella misura in cui ve l'ho fatta notare io. Però oltre alle chiacchiere che sono state fatte in rete e che ho visto tutte unanimi nel leggere in questa canzone un vero genuino afflato religioso, c'è l'apertura melodica. Anche questa è una canzone con due accordi. A un certo punto ce n'è un terzo che arriva. Due accordi. Quando si denigrava il punk i soliti quattro accordi, qui ce n'è due, non ce n'è neanche quattro, due. Però c'è tutta una serie di dinamiche che lo rendono una ballata magnifica. Per molti è un pezzo fra i migliori di Bob Dylan, per altri no. C'è "Oh, the tree of life is growing where the spirit never dies". Qui proprio c'è un'apertura bella, bella, sostanziosa, melodica, e qui è molto difficile rintracciare ironia. Quindi io l'ho comunque inserita in quel contesto perché sono pressoché sicuro che i Bad Seeds l'hanno cantata in questo modo. Siccome l'ho conosciuta così, va bene, al limite, non glielo direte a Bob Dylan che l'ho vista in quest'altro modo. Sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end, and all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Not the end, not the end. Just remember that death is not the end. When you're standing at the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end, and all your dreams have vanished and you don't know what's up the band. Just remember that death is not the end, not the end, not the end. Just remember that death is not the end.
When the storm clouds get around you and heavy rains descend, just remember that death is not the end. And the Lord want to comfort you with a helping hand to lend. Just remember that death is not the end, not the end, not the end. Just remember that death is not the end. Oh, the tree of life is growing where the spirits never die, and the bright light of salvation shines in dark and empty sky. When the cities are on fire with the burning flesh of man, just remember that death is not the end. You're searching wine to find just one law-abiding citizen. Just remember that death is not the end, not the end, not the end. Just remember that death is not the end. Just remember that death is not the end. Grazie. Ah, questa è una canzone difficilotta da cantare, però questa sono sicuro di poter dire che sia una canzone sicuramente ironica, e non bisogna prendere sul serio questo pezzo di Nick Cave che si chiama Lay Me Low, cioè calatemi piano, calatemi proprio, cioè prendete la mia bara quando sarò morto e fatemi andare giù piano. È tutto ironico in questa canzone. La fantasia in sé che ha alimentato il desiderio di scrivere questo pezzo, che fra l'altro lui non è che ha sconfessato, ma da qualche parte ho letto che non ama più di tanto questo pezzo. È una fantasia, anche volendo, abbastanza che ci riguarda un po' tutti noi, molti di noi con ogni probabilità, fra noi e noi. Probabilmente ci è capitato di fantasticare, di immaginare come potrebbe essere il nostro funerale, chi viene, chi piange, come siamo accolti nella fase definitiva, quando siamo morti, se saremo celebrati, se saremo stimati come persone, no? Nick Cave, in quanto personaggio del rock, a maggior ragione si fa questa domanda. Direi però di contestualizzare alcune cose. Nick Cave scrive questa canzone. Nel 1994, questa canzone è in un disco cruciale per la sua carriera. Il disco si chiama Let Love In, e lui fino a quel disco era un musicista estremamente stimato nel contesto della musica rock underground, stava avendo il suo percorso di circoscritta, costante ma non eclatante crescita di pubblico, continuava a essere un musicista tra l'underground e l'overground. Ma in questo disco qua, lui non poteva saperlo, ma c'è una canzone che sarà con ogni probabilità la principale artefice della sua esplosione, non soltanto dal punto di vista del fatto che lui diventa conosciuto, molto conosciuto, ma per il fatto che questa canzone
diventa, cioè io sto parlando di Red Right Hand, diventa la canzone sigla di una serie televisiva estremamente vista, con un sacco di edizioni, direi 5-6 quantomeno. Questa serie è Peaky Blinders, bellissima, mi è piaciuta un sacco a me, perché c'è un sacco di musica magnifica in Peaky Blinders, è quasi tutto rock e suona benissimo, peraltro in genere il rock non è molto usato nelle colonne sonore. Ed è costantemente e sempre la canzone che identifica Peaky Blinders nell'immaginario della gente. Tutte le volte che parte una nuova puntata di Peaky Blinders c'è la sigla, ovviamente, di apertura, ed è sempre quella. Questo coincide con i dollari di Paperone che girano nelle orbite degli occhi. Lui non aveva mai venduto così tanto. Lui non è un best seller di musica. È un musicista impegnativo, è un musicista particolarmente esigente sia per se stesso che per il suo pubblico. Cioè, bisogna avere una passione particolare per leggere Nick Cave, accoglierlo, capirlo e apprezzarlo. Però questo è il disco in cui Red Right Hand, che arriverà poi un po' dopo la sigla, è il disco spartiacque. Quindi perché vi dico tutto questo? Perché secondo me, se lui avesse già nel frattempo raggiunto questo status, non solo della notorietà in sé, ma anche proprio dei tanti soldi che gli arrivano, poi saranno altre cose anche che gli faranno arrivare i soldi, ad esempio la canzone con Kylie Minogue, che diventa una hit mondiale, le radio la passano in tutto il mondo. Io insinuo che se lui avesse già avuto questo riscontro, questa fama, probabilmente non avrebbe scritto questa canzone con questa fantasia discutibile, volendo, cioè mettere in scena il proprio funerale e immaginarsi le celebrazioni post-morte della gente è estrema come cosa. Però bisogna non dimenticare che credo ci sia molta ironia. Purtroppo però questa ironia è attenuata, secondo me, dall'interpretazione che lui ne dà, ed è la cosa di cui vi dicevo prima. C'è sempre questo balance in Nick Cave, anche quando c'è l'ironia, però le sue interpretazioni sono così, così piene di pathos, ed è il pathos di Nick Cave a tutti gli effetti. Lui è estremamente, urla tantissimo sul palco, anche in questa canzone lui urla molto, quindi se c'è un'ironia, come io sospetto, è leggermente mitigata nella percezione della gente dal fatto che comunque alla gente arriva qualcosa di estremamente violento, soprattutto nel crescendo dalla seconda strofa in avanti. They're gonna inform the police chief, no? Eccetera eccetera. Da lì in avanti il testo esplode e lui canta esplodendo con il testo. Io non potrò esplodere così, anche perché lui c'ha una band che lo supporta, io con la chitarra posso far di meno. Cosa posso dirvi di questa canzone? Ah, io volevo farvi notare una cosa. Tornate un attimo, se potete, a Death is Not the End. Notate il divertente, per Bob Dylan di sicuro, chiamiamolo esercizio di stile, è tutto rimato in end. Date un'occhiata, Death is Not the End, Friend, A Band, guardate, dall'inizio alla fine. Troveremo un'altra canzone, che è quella di Leonard Cohen, rima tutto in fame, frame e quant'altro. Come musicista e autore di testi delle mie canzoni, vi posso garantire che la ricerca della rima è un'attitudine ineludibile e spesso dà molte soddisfazioni. C'è una cosa interessante sulla ricerca della rima, lo so per esperienza diretta. Sospetto che il cercare la rima a tutti i costi, sia anche in qualche modo è la rima che a volte detta il significato della canzone, il procedere, lo svilupparsi delle strofe. Perché se tu hai come vincolo che l'artista si dà, pensate a Dante e alla Divina Commedia, che è tutta rimata in rime alterne, dall'inizio alla fine, tutti e tre i canti, è un vincolo. È uno fra i tanti vincoli che un artista si dà. Questo vincolo, per essere ottenuto, per essere perseguito, per essere raggiunto, obbliga a trovarle queste rime. E quindi a volte la rima si impone
sul significato, lo modifica, o perlomeno tramite la rima arrivano delle immagini che sono connesse alla rima stessa. Ad esempio, secondo me, in questa canzone, che non è tutta rimata allo stesso modo, notate, la prima è low snow crow, la seconda è shout about out, la terza è bright fight light, sì, la quarta mother brother lover, eccetera, e troverete rime così tutto in fondo. Queste rime condizionano le immagini che vengono fuori. Il grande artista è quello che non si fagocitare da questa esigenza perdendo il controllo di quello che sta facendo. Il grande artista sa cosa sta facendo e si diverte un sacco, nonostante a volte il tema possa essere impegnativo, scabroso. Penso a Leonard Cohen, che vedremo dopo. Lui comunque, anche quando parlava di depressione, lui ha sofferto molto di depressione, però nel momento in cui tu cerchi questi effetti di natura stilistica, ti stai divertendo in quel momento, sei eccitato. Proprio recentemente, per parlare ancora di Nick Cave e poi ve lo suono, ho letto un'intervista che lui ha rilasciato recentemente a Vanity Fair, italiana direi, e lui a un certo punto dice che l'arte è quella cosa per cui lui, che si ritrova magari coinvolto in un processo artistico, immaginate l'immaginario che abbiamo, che le persone che conoscono hanno di Nick Cave, decadente, il principe delle tenebre, tutte cazzate di questo tipo. Nick Cave dice: quando io scrivo sono quella persona che, quando qualcosa arriva, io comincio a saltare per la stanza da solo e a ridere, anche nonostante i testi che lui scrive c'è in sottofondo il diletto artistico di chi in quel momento lì sta vivendo una soddisfazione magnifica, che è la gioia del processo creativo che arriva dopo le turbe del processo creativo. Il processo creativo non è facile, il processo creativo è difficile, è complicato. Si tratta di risolvere dei problemi sempre. Il grande artista risolve problemi, e a volte sono i problemi che vi ho detto prima. Le rime che si autoimpone sono la cosa più banale che io possa far notare in questo momento. Se tu hai l'obiettivo di fare canzoni che hanno comunque come schema delle rime ben precise, soffri per ottenere un risultato che però, oltre a essere in grado di soddisfare questa cosa, sia convincente anche da un punto di vista artistico. Questo balance, che poi è anche quella cosa magnifica, c'è una definizione di poesia che fra quelle che mi è capitato di leggere è la più ficcante, forse semplicemente per la sua intelligentissima sintesi. D'altronde, chi l'ha fatta questa definizione di poesia era un intellettuale di intelligenza mostruosa, raffinatissima. Sto parlando di Paul Valéry, poeta francese a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. Della poesia disse: la poesia è una lunga esitazione fra il suono e il significato. È magnifica, ed è proprio così. Tutte le parole che i poeti e per derivazione i cantanti cercano e trovano, se sanno fare il loro lavoro bene, è una lunghissima esitazione fra il suono e il significato. Non esiste una predominanza. Non è più importante il suono o più il significato, sono parimenti importanti se il poeta è un poeta serio. Ve la suono questa, vediamo, speriamo che venga. Ah, io non penso che vi suonerò neanche uno dei pezzi miei, siamo già quasi alla fine. E io poi mi diverto, vado avanti. Vabbè. We're gonna lay me low. They're gonna sing me in the snow. They're gonna throw back their hands and crow. When I go, they're gonna jump and shout. They're gonna wave their arms about. All the story will come out when I go. All the star will all grow bright. And my friends will give up the fight. I see my work in a different light. When I go,
I'll try telephoning my mother, but they'll end up getting my brother. We'll spill the story on some long gone lover that I hardly know. That's up to the man on top of the world. Come crawl up here, baby, and I'll show you how it works. If you wanna be my friend, I wanna repent, and you want it all to end, and you wanna know when. Well, do it now, don't care how. Take your final bow, make a stand and take my hand, and blow it all to hell. They're gonna inform the police chief. We'll breathe a sigh of relief. You say I was a malander, a bad lender, and a thief. Yeah, when I go, they will learn to be my teacher. Say I was one of God's sorrier creatures. The pretty informative six-page feature. When I go, they'll bang a big old gong, and the motorcade will be 10 miles long. The world will join together for a farewell song. When they put me down below, they'll sign a funeral horn, and the sea will rage, and the sky will storm. All men and beasts will mourn when I go. That's off of the man on top of the world. Come crawl up here, baby, and we can watch this damn thing turn. If you wanna be my friend, you wanna repent, and you want it all to end, and you wanna know when. We'll do it now, do it now. Take a long last bone, take my hand and make a stand. Nell'originale, grazie. Nell'originale lui esplode, tutta la band esplode sul finale, però non potevo io farlo. Allora, siccome devo cercare di sintetizzare, arriviamo al terzo blocco, le canzoni in punto di morte. Sono due artisti che sanno che stanno per morire, uno di vecchiaia, Leonard Cohen, e l'altro per una malattia balorda, il cancro, David Bowie. Notate Leonard Cohen: game, lame, shame, name, frame, game, same, blame, claim, aim, tame, mame, name, frame, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una presenza costante di rima, e questo rende comunque la canzone a tutti gli effetti ancora più suadente, ancora più cantabile, ancora più bellissima. Ve li leggerete voi questi testi. Mi piace dirvi una cosa di questa canzone. Sempre in Peaky Blinders c'è un momento dove questa canzone appare, You Want It Darker, dove lui instaura questo dialogo con Dio. È un dialogo in cui lui ci si chiede. Leonard Cohen è sornione sempre, non si capisce mai bene
qual è la parte, diciamo, ironica e qual è la parte seria. Propende la parte seria perché lui è estremamente riflessivo. Leonard Cohen filosofeggia anche moltissimo a volte su religione, su amore, su sesso, spiritualità. Si pone un sacco di questioni, un sacco di problemi, non li risolve mai, passa una vita a cercare di risolverli, finisce anche a un certo punto in un monastero buddista per provare a dare una svolta alla sua vita, e però passa sempre attraverso momenti di depressione. In questo frame, una parola che c'è anche qua, dove appare questa canzone appare in una scena erotica. Questa è una canzone che parla di morte. Vi voglio confessare una cosa, vi farò sorridere, però io vi consiglio, nelle vostre scorribande notturne intime, quando farete sesso, provate a mettere questa canzone, è magnifica. Io questa l'ho pensato tanto tempo fa, quando l'ho sentita, mi è successo una volta, e vederla associata a una scena di sesso in Peaky Blinders, in qualche modo mi ha fatto sobbalzare, come se in qualche modo, diciamo, convergessero il dualismo tipico della condizione umana, eros e thanatos, insieme, morte e sesso, qui convivono, secondo me, non credo che sia un'intenzione di Cohen, ma siccome Cohen era un seduttore seriale, veramente un magnifico seduttore di donne, cadevano ai suoi piedi le donne, non possiamo escludere a priori che ci fosse sempre in sottotraccia questa consapevolezza. Di questa canzone, solo come devo suonarla. If you're the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You need darker, we kill the flame. Magnify, sanctify, be the holy name. Vilified and crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. The same, there's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scripture, it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up to prisoners, and the guards are taking aim. I struggle with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Ain't any, I'm ready, my lord. Magnify, sanctify, be the holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the healer,
Let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, my mind must be the shame. You want it darker. Grazie. Vi chiederete cosa vuol dire Eineni. Eineni è una parola che arriva dalla tradizione della religione ebraica. Compare, ho letto pochissime volte nelle scritture, vuol dire sono qua, sono pronto, eccomi qua. È usata da Abramo quando Dio gli chiede la disponibilità a sacrificare il figlio. Abramo dice eccomi qua, e lui la utilizza in questo modo che avete sentito. Bene, arriviamo all'ultima. Pensate che volevo suonarvi 5 pezzi di Marlene e non me ne suono neanche uno. Vabbè, li tengo per le mie prossime cose solitarie. Lazarus, penso che sia la canzone del gruppo che più mi piace, forse perché è la più tragica, però è palpabile la presenza del dramma. Lui sta morendo e fa di questa sua morte un'opera d'arte. Pensate che questa canzone esce il giorno del suo compleanno. Lui sapeva che stava per morire, non sono sicuro che lui sapesse che di lì a 2 giorni sarebbe morto. L'8 gennaio mi pare lui è nato e il 10 gennaio muore. L'8 gennaio incidentalmente anche la nascita, il giorno della nascita di Elvis Presley, ho letto da qualche parte. E il video è magnifico, chi l'ha visto lo sa che questo video è pazzesco, è una rappresentazione della sua morte. Il testo inizia con "Look up here, I'm in heaven", guardami, sono qua, sono in paradiso. Non so se lui, giusto come vi ho detto prima, non credo che lui potesse immaginare che proprio 2 giorni dopo sarebbe morto, ma lui sapeva che stava per morire, e l'opera d'arte che lui fa contempla anche la previsione che le persone non capiranno quando uscirà il pezzo di che cosa sta parlando dei voi, perché "look up here, I'm in heaven", ma 2 giorni dopo la gente ha capito di che cosa stava parlando David Bowie. Questa canzone è magnifica, mi piacciono tutte, sia chiaro, mi piacciono tutte molto, però questa è veramente... Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama can be stolen. Everybody knows me now. Thank you.
just like me. Questo è quanto, spero che vi siate divertiti. Grazie, grazie a tutti, grazie al Circolo degli Attori che mi ha fatto fare questa cosa. Grazie.